ma sul piano del gioco, quando riesci a mantenere un grande possesso palla contro un avversario che è ai primi posti del ranking e che ha della tecnica, una delle caratteristiche migliori, questa è già una vittoria. Certamente la superiorità numerica ci ha agevolato, soprattutto nella manovra da dietro. Ma è una superiorità numerica che poi non trovi più davanti, perché loro sono rimasti a 4 e l'ultimo quarto d'ora sono andati a 5, si sono abbassati molto, ma lì gli spazi non li trovi. Certamente il primo tempo sul piano della velocità del gioco potevamo fare qualcosa di meglio, poi una volta che vai in vantaggio dopo altre 3 occasioni da rete bisogna portarlo in porto, anche perché mancavano pochi minuti. E quello è un rammarico sul risultato. Poi sull'1-1. La squadra ci ha provato in tutte le maniere, abbiamo fatto gli attacchi esterni, abbiamo calciato da fuori area, abbiamo messo almeno 4 traversoni dentro l'area piccola, infatti con grande pericolosità, quindi impegno e senso del gruppo, la squadra ha profuso tanto. Mister, tanti giovani di questo Under 20 protagonisti nel campionato di Serie B, campionato che noi qui a Frosinone seguiamo da vicino. È il campionato che guardate con maggiore interesse in questo momento? Ma, il nostro si chiama Club Italia, nel club ci sono tante componenti, abbiamo un'area scouting molto organizzata, quindi i campionati vengono seguiti tutti, la Serie A, la B ovviamente, abbiamo i giocatori impegnati qua anche in Under 21, stiamo seguendo anche la Serie C perché ci sono tanti ragazzi dei club importanti che li hanno dati in prestito e per noi vederli giocare, vedere che i ragazzi fanno minutaggio è importantissimo, quindi lo scouting ruota a 360 gradi, è chiaro che chi si riesce a mettere in mostra nei rispettivi campionati e col lavoro dei club è più agevolato avere convocazione in nazionale.